Padre Pio, pensando proprio al sacramento dell'Eucaristia, alla celebrazione della Messa, che per lui era il fulcro e centro di tutta la sua giornata, scrive al suo padre spirituale: allorché sono in possesso di questo sommo bene, cioè dell'Eucaristia, allor sì che la piena della dolcezza è proprio grande, che poco manca di non dire a Gesù: basta, che non ne posso quasi più. Dimentico quasi di essere al mondo, la mente e il cuore non desiderano più nulla e per molto tempo, alle volte, anche volontariamente, non mi viene fatto di desiderare altre cose. Vedete, queste parole dimostrano come Padre Pio viveva di Eucaristia. Padre Pio viveva per l'Eucaristia. E in un'altra, appunto, lettera, Padre Pio dice che era divorato da una sete e da una fame insaziabile di satollarsi, cioè di saziarsi in abbondanza delle carni immacolate dell'agnello divino. Il suo migliore conforto, il punto di forza di Padre Pio era appunto la sua messa quotidiana, la cui privazione, dice Fra Alessandro da Ripa Bottoni, gli procurava il grande dolore. Ma Padre Pio non solo viveva questo mistero e questa esperienza, ecco, direi mistica, tutte le volte che celebrava la Santa Messa, tutte le volte che si cibava del corpo e del sangue di Gesù, ma il solo pensiero procurava in lui, il solo suo pensare a Gesù sacramentato procurava degli effetti anche fisici particolari. Ed è lui stesso che descrive questi, che cosa sente dentro di sé quando pensa soltanto, medita sull'Eucaristia. Il cuore, scrive Padre Pio, si sente come attratto da una forza superiore prima di unirsi a lui la mattina in sacramento, no? Dovremmo in un certo senso riflettere quando noi, per esempio, ci prepariamo all'Eucaristia, ad andare a messa, se andiamo a messa e se ci prepariamo. Ecco, queste parole ci devono far riflettere con quale atteggiamento noi ci prepariamo a ricevere Gesù Eucaristia. E lui, prima di ricevere il corpo di Gesù e di bere il sangue di Gesù, sente questo profondo desiderio, questa fame così profonda che poco mi manca, dice sempre Padre Pio, che io non muoia di affanno. Che cosa vuol dire lasciarsi invadere dalla Eucaristia? Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!